Buongiorno a tutti. Ah, buongiorno, buona domenica. E mi sono incazzato a prima mattina perché non ho approfittato dell'ora in più per dormire. Perché sono strunzo, praticamente. Cioè, io stamattina mi sono svegliato che realmente erano le 6:20. 6:20, ok, però sto cazzo di cordless, questo qua, che è vecchissimo e non si aggiorna automaticamente, portava 7:20. Un maronna, mi sto in ritardo con i video. Vado a vedere sul mio cellulare ultra moderno, anche se l'audio nelle stories non si sente, le 6:20. Non sapete quante bestemmie ho tirato. Ma infatti sono le 7:10. Vabbè, piccola chicca mattutina, mi ha fatto incazzare. Vabbè, comunque invece delle 7 sto sveglio da molto prima. Comunque, eccoci qua col video del prepartita di Spalla Napoli, ok? Una partita che Napoli deve vincere, perché Napoli deve e può approfittare dei passi falsi della Juve a Lecce e dell'Inter in casa contro il Parma. Quindi questa è una grossissima chance, visto che le due squadre che sono davanti a Napoli sembravano non perdere colpi, non perdere terreno, ok? Quindi oggi abbiamo una ghiottissima occasione contro la Spal, ed è una ghiotta occasione perché la Spal non è come l'anno scorso, anzi sta attraversando un periodo proprio nero, e credo che per semplici questa partita sia lo spartiacque, cioè o fa una bella prestazione e vince, oppure se fa il valigia, sinteticamente parlando, perché la Spal fino ad ora ha fatto molte sconfitte. Infatti prima di questa partita, prima di affrontare il Napoli, ha fatto ben 4 sconfitte e una vittoria nelle ultime 5, vincendo 1-0 solo contro il Parma. E poi globalmente, totalmente, ha fatto solo 6 gol, subendone 15. Quindi, vedendo le statistiche, il Napoli ha una ghiotta chance, cioè se non vinciamo oggi veramente bestemmio i dani, che pure Dani va bestemmiato, visto la bufata che mi ha fatto ieri su WhatsApp, cazzo. Comunque, questo periodo negativo, chiamiamolo periodo, ma l'inizio stagione della Spal è stato molto deludente, sta deludendo le aspettative. Secondo me è stato frutto della cessione di Lazzari, non sostituendolo a dovere, perché Lazzari era il motore del centrocampo e della difesa, della fascia della Spal, e questo secondo me ha influito, perché molte azioni dell'anno scorso venivano fuori grazie alle cavalcate di Lazzari, e questo anche favoriva i gol di Petagna. Infatti Petagna, tanto bersagliato, tanto preso in giro l'anno scorso per i suoi non gol, l'anno scorso ha fatto diversi gol e alcuni anche molto importanti e determinanti per la salvezza della Spal. Comunque io penso che la Spal darà il tutto per tutto, perché giocherà in casa per l'allenatore probabilmente, eccetera eccetera eccetera. Ma veniamo a noi che veniamo da una vittoria importantissima in Austria contro il Salisburgo, 3 punti importantissimi, e li dobbiamo fare anche oggi. Oggi secondo me ci sarà un bel turnover, un corposo turnover. Non giocherà Manolas per un fastidio muscolare probabilmente, non si sa se ritornerà per il turno infrasettimanale con l'Atalanta o per la Roma, non si sa. Sta di fatto che noi come centrali siamo ridotti all'osso, ok? E questo è... poi tutti i nodi vengono a pettine, si sa. Comunque io mi aspetto un Napoli non della stessa intensità che abbiamo visto contro l'Austria, contro il Salisburgo in Austria, ma almeno un Napoli grintoso, un Napoli attento,
soprattutto attento, perché queste squadre, affrontare queste squadre è sempre un po' spinoso. E poi un Napoli cinico, mi aspetto questo, ok? Poi andiamo a vedere le probabili formazioni. Spallo col 3-5-2 con Berisha in porta, Tomovic, Vicari, Igor. Igor sinceramente a inizio mi sembrava un buon giocatore, devo dire la verità, un buon giocatore, poi boh, ha deluso le mie aspettative avendolo preso a un altro fantacalcio. Poi Sala, Missiroli, Valdi, Fiori, Kurtic, Reca, quindi centrocampo a 5, e coppia d'attacco teorica Floccari e Petagna, Floccari più per l'esperienza. Poi in Napoli, rivoluzione totale, secondo un sito del Napoli. 4-4-2 con Meretti in porta, Di Lorenzo che torna nella sua posizione, Luperto, Koulibaly e il ritorno di Ghoulam. Quindi chissà, magari Luperto conferma la prestazione di Salisburgo se dovesse giocare. Poi centrocampo a 4 con Elmas sulla fascia, Alan, Gaetano e Insigne. Quindi io penso che questo sito del Napoli abbia messo questa formazione nella speranza di vedere Gaetano titolare. Spero di aver coniugato bene, di vedere il MAS esterno, perché il MAS esterno per me non ci azzecca proprio. Quindi spero che questa formazione non sia vera, perché io mi aspetto Lozano, Alan, Gaetano, Insigne, no, no, Elmas. Se vuoi far giocare Elmas, allora non fai giocare Gaetano, ok? Teoricamente. E poi coppia d'attacco, quella di Lecce, Milik e Llorente. Milik e Llorente che in Austria non hanno giocato, ok? Non far giocare Mertens può essere dannoso, però può entrare fresco fresco, bello tosto tosto, Ciruzzo, a segnare, a entrare e segnare. Quindi bisogna essere fiduciosi. Cazzo, affrontiamo la SPAL, con tutto il rispetto, una SPAL che sta inguaiata moralmente, una SPAL che in classifica certo può essere pericoloso, può essere pericolosa come squadra, perché avrà sicuramente il dente avvelenato, perché visto che è terz'ultima, mi sembra che sia terz'ultima, vuole respirare un po', ma comunque noi se tiriamo fuori la personalità e la qualità che noi disponiamo possiamo fare grandi cose. Comunque, voi cosa dite? Concordate con Gaetano titolare? Concordate con il MAS esterno? Io l'ho detto, il MAS esterno no, una chance a Gaetano ci potrebbe stare, a meno, povero Cristo, lo leviamo un po' dalla panchina e gli leviamo un po' di muffa, no, da dosso, e lo facciamo un po' sgranchire. Poi magari se gioca bene, speriamo, può essere utilizzato anche più frequentemente, perché Alan e Fabian Ruiz non dureranno per tutte e tot partite. Quindi speriamo, si vedrà. Forza Napoli, come sempre, anche con mezzo addormentato, anche con un caffè che già si è raffreddato. Vabbè, fatemi sapere sotto ai commenti cosa ne pensate di Gaetano e del MAS, fatemi sapere cosa ne pensate di Milik e Llorente, coppia che abbiamo visto già a Lecce. Io penso che Milik segnerà con la SPAL, ma globalmente, che io già l'ho detto, io fiducia a Milik, l'ho sempre detto, ok? E io l'ho detto sempre, quando Milik inizierà a fare il primo gol, segnerà sempre, o almeno inizierà a segnare più frequentemente. Io mi aspetto un gol di Milik. Poi sicuramente arriverà il genio che dirà, ma ha segnato la SPAL, giustamente. Va bene, un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao voglio.